ferito con arma da fuoco dal suo ex datore di lavoro. È ancora da stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto in questo casolare, che si trova in località Campigliano, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Qui risiede un 42enne aretino, titolare di una ditta edile. Alle 7:20 di questa mattina l'uomo ha fatto, pare accidentalmente, partire un colpo dal suo fucile di caccia, detenuto regolarmente, che ha raggiunto alla gamba un 60enne ex operaio dell'imprenditore. Il ferito ha perso molto sangue ed è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice giallo a Careggi, a Firenze. Le indagini sono in corso da parte dei militari della stazione di Civitella e nucleo operativo radiomobile di Arezzo. L'imprenditore, denunciato in passato per minaccia, avrebbe dichiarato che si stava preparando per una battuta di caccia insieme al sessantenne quando accidentalmente è partito il colpo.